Ed eccoci qui con Marco Del Longo. Una gara incredibile. Io parto da un dato: 26 minuti senza subire un gol. Se non è record, è poco ci manca, è valso lo scudetto la tua prestazione. È un dato molto importante, perché queste partite si giocano su questi valori: chi segna di più, chi sbaglia di meno. Io ho dato oggi il 100% e penso di averlo dimostrato fino all'ultimo minuto. Volevo continuare, però purtroppo anche il Brescia ha meritato di segnare, anche questo è merito loro. Oggi è stata una grande impresa da tutti, dai! Una grande impresa da tutti, perché non abbiamo mai mollato, mai in difesa, soprattutto non abbiamo mai mollato di testa. Senti, una gara molto difficile, nel senso, con le difese molto protagoniste, poi si doveva subito ripartire. Ti saresti mai aspettato una gara a tre così tanto combattuta, così tanto tattica? No, sicuramente no, però questo è il livello italiano, che è cresciuto notevolmente. Siamo le prime due squadre prime del girone di Champions, quindi merito di tutte e due le squadre. Il livello del campione italiano si è alzato e quindi ci sono società che stanno investendo nella pallanuoto, e questo è un bene, anche soprattutto dopo un periodo molto difficile quale il Covid. Senti, proprio in ottica Champions c'è la possibilità di incontrare Brescia, solamente in finale sarebbe la conclusione di una stagione fantastica per la pallanuoto italiana. Sì, sarebbe una cosa eccezionale, veramente. E poi lì daremo anche un'altra volta tutto per tutto. Grazie mille a Marco. Figlioli, una partita incredibile dove si è segnato poco, ma contava il risultato finale. Sì, no, assolutamente, alla fine conta il risultato finale. Un metodo di arbitraggio diverso delle altre due gare, e penso che ci siamo adattati molto bene alla partita, visto poi il risultato, che siamo riusciti a tenerli senza segnare per la maggior parte della partita. Quanto è difficile giocare una partita così tattica, dove le difese sono protagoniste, si segna poco e bisogna difendere tantissimo? Beh, no, ogni momento in queste partite con pochi gol, qualsiasi errore può essere devastante, quindi c'è una responsabilità maggiore e una pressione maggiore, però la Prodecco è questa. La Prodecco è questa, diceva Ivovic, una partita dove solo un tuo gol all'inizio ha sbloccato il risultato, sembra fino quasi una partita di calcio, almeno fino a metà partita eri l'assoluto protagonista, tu e Marco in porta. No, ma nonostante il mio gol, devo dire che noi abbiamo giocato partita proprio come volevamo. In difesa soprattutto, avete visto, non lo so dopo quanti minuti abbiamo preso il primo gol, forse a metà di terzo 26 tempo. 26 minuti. 26 minuti, questo vuol dire che siamo stati presenti sì, dall'inizio fino alla fine della partita. Questa è la casa nostra, abbiamo voluto difendere a tutti i costi e ci siamo riusciti. Abbiamo messo una giusta aggressività che è necessaria per vincere queste partite. Io devo complimentare la mia squadra. Hanno fatto una grandissima partita, devo dire anche complimenti a Brescia, che pure questo anno ci hanno messo in difficoltà. È una grande squadra, finalmente abbiamo un avversario di livello in Italia, e devo dire che questa formula per finire il campionato è giusta. Ultimi 6-7 anni abbiamo fatto Final Six, però una partita secca secondo me non è interessante. Toglie pure questo spettacolo, adesso abbiamo visto tre partite belle, sia in finale che in semifinale, preliminari, quinto, sesto posto, piscine piene, questo è il futuro secondo me. La giusta conclusione di una stagione che vi ha visto negli scontri diretti sia in campionato che in Coppa Italia, essere sempre più forti e vincere con il Brescia, avete solo sbagliato il finale di gara 2 forse? Solo in finale, ultimi 4-5 minuti, tipo 4, abbiamo avuto un passo in vuoto. Però queste sono le partite dove devi mantenere la concentrazione 32 minuti. Noi non abbiamo fatto nella gara 2, siamo stati puniti. Però oggi abbiamo migliorato, abbiamo visto dove abbiamo sbagliato la gara 2 e oggi siamo stati impeccabili. Il risultato avete visto, abbiamo riportato la Coppa dove deve stare. E adesso c'è la possibilità di una bellissima sfida in finale in Champions proprio contro Brescia magari. Io me l'auguro sia a noi che a loro, perché è già un grande risultato arrivare in finale della Champions. Così noi siamo tutte e due squadre, sono prime nei loro gironi, fino adesso abbiamo fatto grande stagione sia noi che loro, e vediamo, adesso noi siamo ultime squadre che hanno finito il campionato rispetto alle altre squadre che partecipano. Spero che questo non si rifletterà
alla forma a queste due squadre, perché abbiamo pochi giorni per prepararci per le finali della Champions. Eh sì, perché il 2 giugno è dietro l'angolo. Grazie mille Ivovic, la linea Davide Di Gennaro. Con il presidente una grande festa per Recco, per la pallanuoto italiana. È mancato forse il gol almeno nei primi 26 minuti. 1-0 solamente, una partita molto, molto tattica, però alla fine è venuto fuori il Recco. Beh, una partita con grandissima tensione, perché sono successe cose clamorose nelle prime due partite, in entrambe le partite c'era grande tensione. Chi l'avrebbe sboccata prima era chiaro che poteva avere un vantaggio, però io penso soltanto a questo, alla stagione, 13 punti di vantaggio nei loro confronti, abbiamo vinto tutti gli scontri, penso che siamo una squadra veramente forte, un allenatore ha fatto un lavoro eccezionale, grandissimi complimenti al Brescia perché per l'ennesima volta ci hanno impegnato, a partire dal capitano che oltre a essere un fratello, un giocatore clamoroso, tutte le partite. Però penso che abbiamo meritato di vincere questo campionato. Un dato, i 26 minuti senza subire gol con Marco Dellungo veramente assoluto protagonista. Guarda, quando giochi quelle partite la palla pesa, ma neanche spiegare quanto, perché non vedi i passaggi, non vedi le linee, vai distinto e tante volte speri che vada bene. Era evidente che il gol di Cialo penso che abbia rotto gli indugi, due portieri super all'inizio ma molta poca qualità anche nei tiri secondo me. Però ripeto, tre grandi partite, peccato che non ce ne sono altre. Beh, ce ne potrebbe essere un'altra a Belgrado in finale in Champions League. Beh sì, quello è un altro capitolo, ci pensiamo tra poco. Adesso volevo fare i complimenti veramente ai ragazzi, a questo pubblico e al nostro patron Gabriele Volpi, che ha reso possibile questo che dalle altre parti del mondo non esiste. Grazie.